Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Pillole di Non Solo Suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi ripartiamo virtualmente da Londra, dalla capitale inglese dove ha aperto il pop-up store di David Bowie, un temporary shop per celebrare il cantante che l'8 gennaio del 2022 avrebbe compiuto 75 anni. Il negozio è in pieno centro e resterà aperto proprio fino alla fine di gennaio, è al numero 14 di Eddon Street, il luogo dove è stata scattata la celebre copertina di The Rise and Fall of Ziggy Stardust e già meta di pellegrinaggio per i fan. Il pop-up store vuole offrire ai visitatori un'esperienza unica e immersiva, farli tuffare letteralmente nei suoni e nelle immagini di Bowie con proiezioni, dunque video inediti, foto ma anche CD, LP e gadget vari inediti e autografati. Oltre a quello di Londra, però, anche a New York verrà aperto un negozio dello stesso tipo vicino dove si trovava l'appartamento di Bowie. E allora perché non ripercorrere in qualche modo virtualmente la carriera di questo artista tramite alcuni dei suoi numerosissimi successi? Ne vale certamente la pena, visto che secondo qualcuno Bowie è stato un po' un Picasso formato radio, in grado di comprimere vari sentimenti, la gioia, il dolore, la meraviglia, in soli 3 minuti di una canzone. Lo si capisce ascoltando il suo repertorio, che è spalmato nell'arco di 4 decenni, che vanno dal 1969 di Space Oddity fino al 2016 di Lazarus. È un viaggio mentale, ma anche ovviamente sonoro, che scalfisce appena la superficie di questo immenso repertorio. Un viaggio che passa anche dall'album del 1970, The Man Who Sold the World, il primo con gli Spiders from Mars, la formazione che contribuisce alla transizione delle sonorità di Bowie dal folk al rock. Questo pezzo fantascientifico alla Lovecraft, potremmo dire, il cui titolo è ispirato a The Man Who Sold the Moon di Robert Heinlein, tratta un po' dell'incontro con un sosia, forse una sorta di altro artista Bowie proveniente dal passato. Esprime quel che provi da giovane quando devi ancora completare il puzzle della tua esistenza e sei alla ricerca di te stesso, ha spiegato proprio il cantante nel 1997. Tra le cover spicca poi quella dei Nirvana di Kurt Cobain, che tra l'altro ha inserito The Man Who Sold the World tra i suoi 50 album preferiti di sempre, cosa che naturalmente ha riempito di orgoglio David Bowie. Poi, come non citare Ziggy Stardust del 1972, non uscì come singolo, eppure è uno dei pezzi più amati dell'artista. Il protagonista è mancino, suona con Wired e Gilly, è pallido, ha strani occhi, capelli bizzarri e altri dettagli provocanti sessualmente. Qualcuno pensa che si tratti di Jimi Hendrix, mentre lui, l'interprete, pensa piuttosto al cantante rockabilly britannico Vince Taylor. E poi ancora ricordiamo Starman e Moonage Daydream, oppure Rebel Rebel, Fame, oppure Let's Dance del 1983, alla quale ci fermiamo almeno per ora. 3 anni dopo Scary Monster and Super Creeps, infatti, Bowie chiamò Neil Rogers, chitarrista e mente degli Chic, per suonare e produrre Let's Dance. Rogers scrive nell'autobiografia Le Freak che la versione originale della canzone sembrava un po' un incrocio fra Donovan Anthony e Newley. Il pezzo viene ricreato ai Mountain Studios di Montreux e poi ridefinito dai musicisti di Rogers al Power Station a New York. Secondo Bowie è un omaggio postmoderno a Twist and Shout degli Isley Brothers. È il suo ultimo singolo ad arrivare in cima alla classifica americana e secondo Rogers, come ebbe modo di dire, sapevamo che sarebbe stato un successone. The
The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.